Che cosa è successo dalla regia? Parasporo, che c'è una banda? Però ragazzi, ma che sono queste qui che ma dove li hai trovati? Dico io te ne vengo con questi quattro smarronati gioco. Ma quale professionisti per voi non c'è? Ma finitela tutte e tre che vanno a recuperare tutte e cinque quanto siete qua. Uno zoo che diventa una banda, c'è quello con gli occhi. Ah, che guardano tutti allo stesso posto, l'elefante, che è quel coso là? Ma dove li hai trovati questi amici? Alla fiera. Ah, la fiera dell'est. Ah, dell'ovest. Buongiorno, buon giovedì. Nino e Pappa tra il serio e il faceto, un programma, diciamo, di segnalazioni che riguardano fatti, avvenimenti, ma nello stesso tempo guardano anche, mi fa le boccacce perché lui, voi non lo sapete, è seduto accanto a me, giustamente tra il serio e il faceto, io sono il faceto, e tu sei il serio, mi fa le boccacce, va bene, segnalazioni. Intanto andiamo col primo brano. Parasporo, vai con la novità! Mi sa che nemmeno questa volta basta la pioggia a spegnere questo fuoco che brucia. Questo fuoco che brucia. Mi sa che il vento è stanco, l'aquilone non parte e da te. Sarà la notte che mi parla, sarà tua mamma che mi urla, saranno le parole che non girano, non girano. Questa volta ritorno a casa per evitare certe parole amare. Vorrei cambiare, svoltare, incidere una traccia che non ti farò ascoltare. La tengo per me come i pensieri. Vorrei parlarti, guardarti con occhi più sinceri. Ma i muri ascoltano, loro lo sanno, loro lo sanno. Sanno chi cazzo eri davvero ieri.
Allora, dicevo che le segnalazioni che arrivano al numero in sovrappressione che vedete giù, con fotografia e qualche volta anche filmato, aumentano. Devo dire la verità, abbiamo un buon numero di segnalazioni. Significa che i messinesi veramente sono attenti e vogliono che la propria città sia degna di essere pulita, sistemata, e queste cose devono essere messe a conoscenza di tutti. Che cosa devo ammazzare? Surici. Ma quale surici? Dov'è? Ma quello non è un surici, quello è il mouse. È un surici, sì, vero, è il mouse, questo qua. Ma dico io, Parasporo voleva schiacciare il mouse. Tu d'affari fatto dove? Allora, vediamo oggi cosa c'è stato segnalato. Allora, la zona è Murichello. Quella è un'impalcatura regolamentare con tutti i segnali per ristrutturare un... No, quale semaforo? Un palazzo. Dove c'era il semaforo? C'era, volevo il semaforo. Perciò le macchine che scendono non vedono quel semaforo. Gentilmente la ditta ha liberato l'impalcatura da quella rete che impediva la visione e se ne vede un pezzettino, ma lo vede solo la macchina che è lì. Quelle che sono dietro non vedono niente. E succedono suono, tip, tap, clacson, eccetera. Di nuovo. Ma non c'era una soluzione? Tu che sei un ingegnere veramente da un certo... Modestamente, secondo te c'era la possibilità di risolvere il problema? Certo. E dici tu come dovevamo fare, come si può fare? Wow, un semaforo volante a terra? Sì, sì. Messo lì nell'angolo? Certo, certo. E avrebbe risolto il problema? Sì. Troppo facile, non ci credo. Si mette uno avanti l'altro. Come era una volta, cartellone. Però l'idea di BAP non è malvagia. Se in quell'angolo si fosse messo un semaforo volante, di quelli volanti, magari. No, non mi devo volare, ci mettono l'elmo. No, che volante che vola. Terra. Si mette per terra, sì. Hai ragione, volante non lo vedono perché vola. Si allunga la possibilità al semaforo di essere messo lì accanto e nello stesso tempo tutte le macchine quando scendono. È un'idea, ma non lo so se la prenderanno in considerazione. Ma quando mai? Poi fatta da te, figurati, fatta da te. Quelli dicono quello là è un papero disgraziato che non è altro. Va bene, devo dire, ancora abbiamo qualche secondo, che io sono una persona veramente fortunata. Insieme a me c'è qualche altro amico. Sono andato a mare, ho fatto il bagno. Nessuna medusa tranne una, a che ha preso? Mi hanno riconosciuto e hanno preso me. Meno male che ho una crema magica che il segnale rimane, però non c'è bruciore, non aumentano, ecco, il gonfiore, eccetera. Questa era la notizia prima dell'ultimo brano della cantante emergente di oggi, giovedì. Giusto. Si muove il pendolo, il tempo sembra non cambiare. Cambierò insieme al vento, mi sfiora in movimento per sentirmi più leggero quando ha smesso. E vorrei che qui più vicino.
vita pone limiti, io sento ancora i brividi come sopra un grattacielo. Tu sei il mio cielo, io resto fermo. E nel punto più alto del monte che ho scalato, io mi sento cambiato, sono ancora più pazzo di te. Tutto quello che ho fatto non ho neanche un rimpianto, ciò che son diventato è solo grazie a te, solo grazie. Sentono, sai che me ne fotte un no, no, non si distinguono, splendiamo all'unisono. Sono stanco del mondo e di chi non mi sta accanto. Adesso stringo ciò che imparo, sono aperto ad ogni slancio. Sento ogni tuo gesto e se litighiamo è solo per capire meglio. A volte mi chiedo se sogno o sono sveglio, se sto sognando lasciatemi. Sembra di viaggiare in alto tra le nuvole. Lo sai che ti amo, baby. Alright, ormai, ormai. A volte sembra di viaggiare in alto. E nel punto più alto del monte che ho scalato. Abbiamo gli ultimi tre minuti per i saluti, diciamo che oggi è la penultima puntata del mese, l'ultima puntata del mese, ma la penultima prima che noi andiamo in ferie, gentilmente concesse da Ansia TV, il signor Ansia TV è là dentro che fa dalla regia. E cosa importante, ancora io non te l'ho detto, le ferie sono pagate. Sì, sono pagate. Le tue da te? Non si dicono queste cose. Ah, ci prende i soldi delle tasse, ma io stavo completando il ragionamento. Ed sono le ferie pagate da te con i tuoi soldi delle ferie e da me con i miei. Quindi andiamo in ferie noi e ci paghiamo le ferie. Andiamo in ferie a fare. Però una bottiglietta d'acqua ce l'ha. Sì. Sì, al giorno. Sì. Sì. Va bene, oggi giovedì, un saluto a tutti quanti. Vi raccomando di mandare le segnalazioni al numero WhatsApp che compare in sovraimpressione. Vi raccomando di segnalarci anche la foto dove è fatta la zona, perché molte volte non sappiamo, non capiamo in quale zona si trova la segnalazione. Nello stesso tempo... Io la mi saluto. Tu? Tu non ho amici. Io non lo capisco. Io sì. Tu lo capisci? Perché sei sempre vedi. No, perché sono un ragazzo intelligente. Sei un ragazzo intelligente, sì. Lui è un ragazzo intelligente. Sì, sì. Come si traduce non gabbè maraviglia? Non gabbè maraviglia. Ah, ecco. E allora Nino e Pappa tra il serio e il faceto, trasmissione di oggi giovedì. Ci vediamo e ci sentiamo domani per l'ultima puntata prima delle ferie e della chiusura. Ah, è pure la musica. Da. Parasporo, la sigla. Ciao. Ciao a tutti.